buongiorno a tutti. Oggi è un'occasione per me particolare perché ci troviamo ad Ashford, in Inghilterra, e per caso ci siamo trovati, non tanto per caso, diciamo che l'abbiamo organizzata, ma siamo alla Factory, incredibile, veramente, credetemi, di Zeta Cars. Chi già conosce Zeta Cars sa che sono quei pazzi inglesi che inseriscono motori incredibili dentro a vetture non consuete, ecco. Quindi adesso, prima di farvi vedere, siamo proprio all'interno dell'officina dove, diciamo, il lavoro sporco viene, dove il lavoro sporco viene effettuato, e stanno facendo delle cose incredibili, e adesso vi do un po' di anteprime su quelli che saranno i loro prodotti in uscita nei prossimi mesi. Stiamo già parlando con David, che è il nuovo titolare di Zeta Cars, di portare, ciao uomo, ciao Roberto, ciao a tutti, stiamo pensando di portare alcune di queste auto direttamente in Italia, quindi se avete anche voi qualche show, qualche convention da consigliare, perché sono veramente incredibili. Vi lascio alle immagini e a qualche descrizione. E adesso cerchiamo David, che mi è sparito un attimo. Hi. Lo salutiamo. So, hi David, thank you for hosting us in your factory. I explained to my followers what happened in this part of the Zeta car, and someone already start to be interested in, and can we go for a walk and see what all this became after your works in the, yeah, in the showroom? Okay, we go. Adesso facciamo anche due chiacchiere con grazie. Facciamo due chiacchiere con David. Iniziamo da questa, che è un progetto che David mi ha appena spiegato. È una Mini che in questo momento sta subendo le modifiche per alloggiare al posto di quello che è il meccanico un potentissimo motore Ford EcoBoost 2000 di cilindrata turbo che David poco fa mi ha fatto vedere, e stanno appunto lavorando sul telaio, sulla struttura che alloggerà questo motore. L'auto è completamente stravolta, come mi diceva David, le auto vengono restaurate, vengono riportate alla lamiera, vengono perfettamente risanate nei punti dove la ruggine ha fatto diciamo il suo banchetto, e vengono tutte rinforzate con scatolati di lamiera, con roll bar appunto adatti a reggere potenze di 200, 250, addirittura 300 cavalli, quanto all'incirca vorranno tirare fuori da questa Mini, e il risultato, diciamo, parziale è questo, quindi un'auto che una volta completata sembrerà semplicemente una Mini quasi stradale, a parte appunto questi allargamenti di parafango, ma che svilupperà ben 300 cavalli. Quindi vediamo una pedaliera da corsa Wildwood con tre serie di pompanti, ovviamente le due di destra sono per l'impianto frenante, quella di sinistra per la frizione, sedili da corsa ovviamente ai quali si aggiungeranno cinture da corsa, nel frontale un grande radiatore per permettere il raffreddamento del 2000 turbo EcoBoost Ford, un impianto frenante che dovrà riuscire a fermare tutti i cavalli di questa vettura, e appunto un telaio tubolare che, come mi spiegava David prima, servirà ad alloggiare e contenere il motore EcoBoost. Vedete, una bella scocca, una bella centina rinforzata e di sicurezza, e ovviamente il marchio Zeta Cars di appartenenza della vettura, ed è veramente incredibile, ragazzi. Cioè, questa è un'officina dove si produce un sogno, e queste auto, ci tengo a dirlo, sono tutte omologate stradali, cosa incredibile. Ti potrai divertire con un'auto del genere a distruggere qualsiasi auto presente sul mercato, tranne le ipercar ovviamente. Qui vediamo la scocca di una 500 controvento, che alloggerà anche questa un motore, adesso non ricordo, dopo lo chiediamo direttamente a David, che è il titolare dell'azienda,
e sopra di noi un'altra mini, una scocca appena sabbiata ed iniziata a rinforzare, come vedete gli scatolati tutti risaldati, sul quale i telaietti bolt on, vi ricordo, sono kit, la loro idea è quella di riuscire a creare dei kit bolt on, oltre ovviamente alle auto già che modificheranno loro e che venderanno loro, che saranno delle one off, verranno prodotti dei kit bolt on, quindi da poter imbulonare direttamente a quelli che sono i supporti originali, cosa che potrà accadere per esempio con questa 500. Quindi utilizzando gli attacchi originali del motore della 500 si potrà riuscire anche a montare dei motori sulle nostre 500 in Italia, sperando che qualcosa con le leggi dell'immatricolazione cambino. David ce la tira là fuori. Immaginate un 2005 di cilindrata, dove fino a qualche anno fa era un piccolo motore 500, quindi è incredibile. Quindi mi diceva, la macchina ha ancora le targhe italiane, e quindi mi sentirò ancora un po' a casa. È stata convertita ovviamente quella guida a destra per l'utilizzo in Inghilterra. Come mi diceva, qua davanti è stato montato un kit di fari per poter nascondere in parte quello che è le prese d'aria per il raffreddamento del motore Subaru, che si trova in posizione originale indietro. Appunto installato in posizione originale questo motore 2005, the horsepower of this car is 165 cavalli aspirati, e adesso David ci porterà a fare un giro con questa 500. Bellissimo, ragazzi, veramente è una cosa incredibile. Allora, non vi nego che stare all'interno di una 500, ma ovviamente dal lato sbagliato, it's strange for me to sit in the wrong side of the car. Or the right side. No, for you. Makes sense. Ci leviamo. Wow. Il sound è incredibile, veramente. Il sound è una follia. Quel suono del bicilindrico originale, però la stabilità, il silenzio, la perfezione anche di come questa 500 riesce a copiare le buche dell'asfalto per essere una macchina concepita negli anni 60, quindi tutto è rivisto nei minimi particolari, come dicevo, per rendere quest'auto un'auto moderna, guidabile e sfruttabile anche nel quotidiano.
strofe magari stridono un po' sui parafanghi, ma è veramente incredibile. Quindi mi stava facendo vedere David, noi adesso siamo in quinta, quindi una marcia tranquillissima, però ecco, con la coppia di questo motore, con la potenza anche in quinta, l'auto diventa pronta e risponde immediatamente al comando del gas e all'accelerazione. Mi ha fatto provare una sparata prima, adesso sentiamo, diciamo, come borbotta lo scarico. So with a so short muffler and exhaust, it sounds very very strong. It sounds very raspy, very raw, but when you're driving normally, it's not too loud. It's only when you put your foot down, suddenly you get the exhaust, it changes the personality of the car. Mi verrebbe da dire a questo punto che anziché un po' più di Europa in Inghilterra, ci vorrebbe un po' più di Inghilterra in Europa, perché ecco, pensare che si possa prendere una scocca, lavorarci su, montarci il motore che si vuole, ovviamente compatibilmente con lo spazio, e poterlo omologare, girarci quotidianamente per strada, è una cosa che dovremmo imparare anche noi, soprattutto in Italia, e soprattutto viste le leggi che limitano da noi le modifiche importanti sui veicoli. Incredibile, mi fa ancora un po' specie essere dalla parte sbagliata della macchina e dalla parte sbagliata della strada, sembra che tutti vadano contro mano. Quindi con i suoi 165 cavalli è guidabilissimo ed è sfruttabilissimo. Ragazzi, un'altra chicca, il nostro David ha deciso di regalarci anche un piccolo giro su quest'altro mostriciattolo, e questa invece è appunto la 500, che monta al suo interno il motore Hayabusa Suzuki. E andiamo a vedere come va. Come vedete, anche qua i dettagli sono curati nei minimi particolari. Il cruscotto, ovviamente, in derivazione Suzuki. Cambio è per appunto un sequenziale, perché di derivazione è di derivazione motociclistica. Sono stati inseriti specchietti elettrici, sono stati inseriti veramente tanti piccoli particolari che fanno di questa vettura una one-off incredibile. Subaru che abbiamo provato prima, qui si avverte il senso di pericolo e si capisce che c'è qualcosa di non ben proporzionato fra la potenza e tutto il resto, ma è il suo bello alla fine.
avrei mai pensato in questo viaggio casuale così in Inghilterra di trovare qualcosa che mi facesse emozionare così tanto. Un assetto più rigido, una comunicazione più diretta fra il motore e le ruote fanno sì che la sensazione su questa 500 sia molto più simile a un veicolo da corsa, quindi a un mezzo appunto di prestazioni più generose. Adesso vediamo un po' come va. Chances.